Buongiorno amiche, amici, buongiorno a tutti. Allora, io quello che vi volevo dire ieri, e non ve l'ho detto perché per scaramanzia, non so se lo sapete, no, non si dice prima, e io oggi compio gli anni, faccio il compleanno. Allora, se io ve lo dicevo prima, cioè mi avesse fatto gli auguri prima, anticipati. E non vanno fatti gli auguri anticipati. Quindi ve lo dico oggi. Oggi sono tantissimi, sono numero tondo, sono così, numero tondo, sono tanti tanti. E poi nel pomeriggio farò un altro piccolo video che mio compagno ha detto, mi ha fatto un doppio regalo, così oggi vi farò vedere nel video cosa mi avrà fatto mai, non lo so. E comunque, e niente, sono arrivati anche i miei 60 anni. Ora andiamo alla ricetta. Allora, io qui, come potete vedere, ho del salmone, eccolo qua. Ho due tranche di salmone che ho lessato ieri sera perché l'ho fatto in un altro modo, questi sono rimasti e oggi ho pensato di farci, visto che è il mio compleanno, voglio fare un piatto un po' più elaborato. Andrò a fare dei tortellini al salmone. E qui già ho messo l'acqua e qui già bolle. Attendiamo. Allora, io qui ho, come vedete, queste due tranche di salmone. Ho tagliato uno scalogno. Ho del prezzemolo già lavato e tagliato. Olio, extravergine di olio pasta. E ho della panna, perché farò salmone con la panna, eh. Tortellini al salmone e panna. Eccola qua. Allora, per prima cosa andiamo a mettere l'olio nella padella. Facciamo soffriggere lo scalogno. Il salmone lo metterò proprio in ultimo tutto spezzettato, ora metto subito lo scalogno, lo faccio soffriggere, poi aggiungo subito la panna. Ah, ecco, ho dimenticato, andrò a sfumare con un po' di whisky, ora guardo se ce l'ho, sono sicura di averlo. Anche il brandy va benissimo, Io poi ora spengo, vado a controllare se ho un whisky, che non sono sicura, altrimenti metterò un brandy. No, non ho whisky, ma ho il brandy, metterò questo. Allora, andrò a mettere mezzo bicchierino, ecco qua, meno di mezzo bicchierino. Lo vado a sfumare nella cipolla.
mettere tutto evaporato l'acqua, andrò a mettere la panna. Nel frattempo io metto giù 200 g di tortellini, sempre al salmone. Poi vado a trasferire nella padella, un po' di sale. Oh no, no, non ci voglio mettere niente di sale, allora non ci pensavo più. Ora metto il sale, vado a mettere la panna, spengo perché la cipolla si brucia. Allora mettiamo bene la scatoletta della panna, rimane sempre qualcosa dentro, sì, tanto la prendo un altro po'. Questa è rimasta nella scatoletta, ecco qua. Metto un altro po' di panna, mescolo, metto un po' di prezzemolo. Vado ad aggiungere il salmone tagliato tutto a pezzetti. Metto il sale ai tortellini. D'acqua, che non è messa troppa, rischia di uscire. Abbasso qui la fiamma nella padella. I tortellini li tolgo al dente, dopo 4 minuti dalla cottura. Qui io spengo, aggiungo un pochino d'acqua di cottura della pasta. Manteniamo la panna morbida. Ora vado a mettere il salmone.
per colore rosa che è questo salmone, eh? Proprio bello bello. Nella padella, rimane soltanto la pasta per trasferirla nella padella, eh? Il piatto è fatto. Fiamma spenta, perché tanto il salmone è cotto, già lessato. I tortellini, sì, io li tolgo e li passo nella padella. Sono di carne, convinta che erano di salmone, invece sono di carne. Metto un po' d'acqua di cottura della pasta. Un altro po' di prezzemolo. E ora facciamo ritirare l'acqua di cottura che ho messo, si finiscono di cuocere i tortellini. Fare un dolce con della pasta sfoglia che è già pronta, farò un dolce con delle fragole, della crema pasticcera, dopo la preparo e faccio il video. In occasione del mio compleanno, faccio questa tortina. Grazie.
impiattare una porzione. Ecco fatto. Ecco qua, amiche, tortellini al salmone e panna, è pronto. Questo è il piatto, è velocissimo anche questo, molto buono, vedete? Allora, io per ora vi saluto, vi dico buon pranzo e ci vediamo dopo, come ho detto, per il dolce con le fragole, ok? Per ora ciao amiche, a dopo.